Domenica 3 maggio siamo ad Odolo e siamo qui a parlare ancora con la Gran Fondo Conca d'Oro 17esima edizione. Siamo con il responsabile della manifestazione, Andrea Leali. Prima di tutto sei scaramantico, 17. Non ci avevo pensato fin qua, guarda, me l'hai ricordato tu questa mattina. Quindi si va alla grande, abbiamo superato anche quest'anno le 1000 adesioni, quasi 1100, quindi sei ampiamente soddisfatto. Significa che la Conca d'Oro piace sempre. Abbiamo fatto full, sì, ancora una volta, e siamo qua, come hai detto tu, siamo oltre 1000, è sicuramente una dimostrazione che c'è fedeltà alla Conca d'Oro, e questa è una manifestazione sicuramente che ha raggiunto un livello internazionale. Ricordiamo, così un aneddoto, che sono iscritti due sudamericani, sudafricani, pardon, e quindi questo dà il grado proprio così della notorietà di questa manifestazione, che ha i big, ma anche moltissimi amatori, e sono quelli che fanno appunto il tutto più pieno qua alla Conca d'Oro. Non solo qua, ma il tutto pieno si realizza anche nelle strutture ricettive locali. Abbiamo qui per 20 km a nord tutto esaurito, e questo non solo, ma addirittura anche la parte ristorativa, insomma, queste persone che vengono con i camper. Abbiamo qui sicuramente un centinaio di camper, si fermano, conoscono i luoghi, e serve tutto questo per muovere quell'indotto a cui noi facciamo sempre riferimento. Vedo che il gruppo sportivo odolese, nella figura anche del responsabile Leali, c'è sempre grande entusiasmo, c'è voglia di andare avanti, e quindi oltre all'odolese però ci sono delle persone, degli sponsor, delle aziende che vorrei ringraziare, perché senza di loro, insomma, non si riesce a portare avanti questo progetto. Certo, ringraziamenti a tutti, chiaramente gli sponsor, naturalmente facciamo sempre più fatica, e questo purtroppo, dico, a volte diciamo anche questa all'ombra della crisi giustificano purtroppo anche tanti dinieghi che non dovrebbero esserci, perché comunque lo sport in definitiva serve comunque ad alimentare qualcosa di ampio, e beh, speriamo che appunto poi anche questo spaura di questa crisi, che ormai da anni sembra un po' essere l'unico motivo per non magari perseguire certi obiettivi che una volta si raggiungevano anche bene attraverso enti di promozione, attraverso comunque comuni, istituzioni varie, ecco, ora c'è un po' una fase di stand by, e speriamo che, ecco, l'entusiasmo che si vede anche con l'Expo significhi qualcosa anche per noi piccoli organizzatori, che comunque facciamo grande l'Italia, perché tutti insieme sicuramente muoviamo milioni di persone. Come rimuovere l'Expo? L'ultima domanda, il gruppo sportivo odolese non è solo Conca d'Oro, non è solo mountain bike. Alla faccia della crisi tu vai avanti anche a proporre altri eventi molto importanti. Noi facciamo sempre qualcosa di significativo proprio per l'istituzione. Crediamo comunque che il collaborare, ricordiamo tantissime cose che abbiamo fatto a livello collaborativo con le scuole, con gli enti, sono dalle pubblicazioni agli stage, ai corsi, ci crediamo in tutto, e tutto insieme deve muoversi, ecco, e questo è il segreto, secondo me. Anche la dimostrazione d'affetto che ci danno i partecipanti anche oggi è quella, cioè credono in qualcosa che non ha altri fini se non quello di promuovere lo sport a livello di società. C'è ancora la collaborazione con l'ACS? La collaborazione con ICS non mancherà mai, perché ICS è un ente che abbiamo così scoperto, ma in realtà ICS ci ha dato una mano dall'inizio, quindi sono 15 anni che la collaborazione con ICS va avanti, soprattutto attraverso la figura di Mario Gregorio, che è un po' la colonna portante dell'ICS di Brescia, e quindi noi siamo vicinissimi a lui. Oggi non è qui perché ha altri impegni, però ecco, ICS, ricordiamo, è un ente che è a misura dello sportivo, cioè non è solo una tessera, c'è un riferimento, una segreteria, delle persone che comunque rispondono ogni volta che si ha un problema, e si può avere comunque riscontro proprio del problema stesso. Luca Pasini, assessore allo sport del comune di Odolo, 17esima edizione della Conca d'Oro, il GS odolese è sempre in prima linea a organizzare questa manifestazione. Beh, hai già detto tutto, non ci sono altre parole da aggiungere, altri commenti. Già solo il numero 17esima, nella prima, la seconda o qualche edizione, 17, sono ben 17 anni che Odolo presta il suo territorio e anche quelli limitrofi a una manifestazione così, così bella, così ben organizzata. Altre lodi al gruppo GS, da assessore allo sport non posso che davvero fare un plauso grandissimo
per l'organizzazione. Sono qui con un amico che non aveva mai visto questa manifestazione e mi ha detto: caspita, ma questo cos'è, un mondiale? E davvero non posso dargli solo che ragione, perché dall'organizzazione, dal minimo dettaglio, è perfetta. Pasini, operazioni preliminari e partenza nel parco La Rinascita, uno spettacolo naturale. Come si dice, è direi la location ideale da quando questo parco è stato finito. Tantissime manifestazioni e il primo anche il GS ha voluto essere qui in questo posto. Si presta benissimo, penso, anche a ospitare le biciclette, uno sport che vive nella natura, e questo davvero è l'esempio della natura anche, che ci può stare a Odolo in mezzo a tutto il lavoro, che da dove è nato tutto il benessere di Odolo. Più di 1000 partecipanti oggi qua alla Conca d'Oro, 17ª edizione, che potranno anche godersi lo spettacolo naturale della Valle Sabbia. Quello davvero, e anche il gruppo GS tutti gli anni ci regala delle sorprese con i partecipanti e tutte delle iniziative correlate per far conoscere il territorio. GS è impegnato anche in altre manifestazioni per far conoscere, per far sviluppare il territorio. Questo davvero, come assessore, non posso che, oltre alla gara, dare un altro applauso al gruppo. Andiamo a conoscere anche gli altri personaggi che girano attorno al gruppo sportivo odolese. Dietro la Conca d'Oro siamo con Giampi Solazzi, che tra l'altro è presidente della Polisportiva. Ne parleremo tra poco anche di quanto riguarda l'attività della Polisportiva. Solazzi, il tuo compito è anche di spiegarci un attimino il tracciato, il percorso, alcune curiosità, alcuni dati. Certo, allora, per quanto riguarda la segreteria, visto che sono responsabile della segreteria, ti do subito dei dati. La Conca d'Oro quest'anno ha fatto circa 900-950 iscritti, siamo sui 150-200 iscritti in più dell'anno scorso, quindi siamo ancora in crescita, e vuol dire che secondo me diamo un buon servizio e quant'altro. Come percorso, è il tradizionale percorso ormai collaudato da 2-3 anni, sono 43 km con 1300 metri di dislivello, è un percorso che piace tanto perché è nervoso, però nello stesso tempo, anche se è un po' fangoso così, si porta sempre a casa la gara. Quindi nostra intenzione sarà sicuramente di ritoccarlo per non avere la monotonia continua dello stesso percorso, però è più che collaudato. Quante persone girano attorno alla Conca d'Oro? A centinaia di persone, basta calcolare che abbiamo la Protezione Civile, il gruppo del nostro GS Odolese, che è sempre attivo. Non dimentichiamo che solo la settimana scorsa abbiamo fatto partire più di 2000 concorrenti nella Gran Fondo su strada Tre Laghi, e quindi devo ringraziare tutti, perché sono decine e decine di persone che lavorano con me in segreteria, altrettante persone che si dedicano al percorso e alla logistica. Quindi devo ringraziare veramente tutto lo staff, dal dottor Formenti alle ali Gian Antonio, a un Andrea Leali che è il nostro leader, e tutti gli altri naturalmente, che adesso non sono nominati, ma dietro lavorano tantissimo. Anche perché non è facile ricordarseli tutti, e ci sta anche. Cosa vuol dire Polisportiva ad Odolo? Cosa fa la Polisportiva ad Odolo? Beh, la Polisportiva, diciamo, è una SD, un'associazione che fa da contenitore di tutti gli sport a Odolo, che pur essendo un paesino meno di 2000 abitanti, comunque abbiamo centinaia e centinaia di persone che fanno sport a livello nazionale, con gare in tutta Italia e anche fuori, come il tennis, poi abbiamo la danza, abbiamo pattinaggio artistico, abbiamo il calcio, che non può mancare, la Landau, ciclismo naturalmente, bocce, quindi tantissima gente che veramente fa di tutto e di più in giro per tutta Italia tutti i giorni a gareggiare. L'ultima domanda e l'ultima curiosità, ritornando alla Gran Fondo Conca d'Oro, forse è una delle pochissime gare dove c'è radio corsa, usciamo in diretta e questo è fantastico. Beh sì, abbiamo anche questo, che il nostro tesserato è appassionato di queste cose, di conseguenza ci riesce a fare anche questo servizio. È un servizio che noi cerchiamo di dare sempre di più, cerchiamo di inventarci qualsiasi servizio per dare informazioni durante una manifestazione così, perché essendo una gara in linea diventa, per chi rimane qua, diciamo, è abbastanza noioso non sapere cosa succede sul percorso. Quindi nostra intenzione è di fare sempre bella figura e di mettersela tutta per riuscire anche a fare questa 17ª Conca d'Oro, che non sono poche.
E stanno partendo i 1000 biker fra uomini e donne. Stanno partendo dal Parco La Rinascita di Jodolo, una location veramente stupenda. La giornata è giusta per la mountain bike, è giusta per la 17ª edizione della Conca d'Oro Bike. Organizza il gruppo sportivo odolese MTB Conca d'Oro. Continuano a partire lungo biscione di maglie multicolori in questa giornata, in questo veramente spettacolo, in questo parco che ha visto la punzonatura ed ora la partenza, una lunga partenza, vedete anche voi dalle immagini, 1000 di questi appassionati, 17 anni di storia, una storia importante, anno dopo anno tutti i migliori biker partecipano a questa manifestazione. Siamo in Valle Sabbia, siamo a Jodolo, su un percorso di 43 km con un dislivello di 1300 metri. Ecco al bivio di Jodolo, vedete anche voi, spettacolare questa inquadratura, si sale verso Preseglie, prima immagine Pierluigi Bettelli in questa prima fase, lo troviamo davanti al gruppo in fila indiana, Pierluigi Bettelli, la storia della mountain bike bresciana e non solo. Organizzazione con il presidente Giorgio Leali, gruppo sportivo odolese MTB Conca d'Oro, Giuseppe Formenti, vicepresidente, dottor Giuseppe Formenti, Andrea Leali del team manager di questo gruppo. Mentre le immagini si susseguono, vediamo questi scatti che vengono proposti, si allunga la corsa, abbiamo visto Medved, poi Mensi, Ragnoli, Cominelli, ora Lombardi, ecco vedete Lombardi con Rendon e Bettelli, e poi la motocicletta segue le azioni di questi due atleti, sono Medved e Mensi. Eccoli qua, ricordiamo Mensi già vincitore della passata edizione 2014 della 16ª edizione della Conca d'Oro Bike. Ecco, impegnati davanti alle spalle. Alle spalle c'è Cominelli e Ragnoli che cercano la testa della corsa. Ancora l'inseguimento, dicevamo, Cominelli e Ragnoli, due super bike. Le vedete, fango, e ora andiamo su Bettelli, il gruppetto con Lombardi, con Oliva, Offler e poi Rendon. Questo gruppetto sta inseguendo la testa della corsa. L'azione di questi cinque atleti che sono Bettelli, Lombardi, Oliva, Offer e Rendon, eccoli qua. E davanti continuano l'azione i due fuggitivi, Medved e Mensi, eccoli impegnati in questa fase. Entrano nel bosco da questa strada, ora l'azione è quella di Cominelli, Cominelli che ha staccato Ragnoli, il suo avversario, ecco qua, continua Cominelli e si trova in terza posizione, in quarta posizione, ecco che troviamo Ragnoli, passa anche lui in questo punto di riferimento, i due continuano, sono nella zona di Bione, questa zona dell'Alta Valle Sabbia dove la Conca d'Oro, questa manifestazione da 17 anni continua a mietere successo. Ancora le azioni per questi atleti infangati ormai, perché la strada è un po' così e così, ma comunque vediamo con quale grinta questi ragazzi affrontano la manifestazione. Troviamo Cominelli che è impegnato a cercare la testa della corsa, Ragnoli alle sue spalle, mentre Medved e Mensi continuano. Attenzione, perché Mensi ha staccato il suo avversario, Daniele Mensi al comando, sta arrivando Alexei Medved, reparto corse Polimedical, mentre Daniele Mensi corre per la Scapin. Cominelli in terza posizione, Christian Cominelli TTC Pro Team, continuano le azioni. Ecco qua, sta arrivando Ragnoli, Yuri Ragnoli, Ranging Scott,
i due, guardate che spettacolare questo angolino dell'alta Valle Sabbia. C'è modo anche di vedere queste zone molto belle, le zone della Conca d'Oro, 17esima edizione. Organizza il gruppo sportivo Odolese Conca d'Oro Bike. Ancora i due sono ritornati insieme, Daniele Mensi e Alexei Medved. I due sono a Casal di Agnosine e qui inizia una salita veramente superba, quella che porta a Bertone. Eccoli due, guardano in su e continuano la loro azione, un po' infangati ma non troppo. Comunque belle queste immagini, queste inquadrature dedicate ai due protagonisti di giornata, a Daniele Mensi e Alexei Medved. I due ora continuano l'azione, un'azione che li vede al comando. Si volta Daniele Mensi e cerca di staccarsi dalle spalle il rivale. Azione di Daniele Mensi, che ha vinto l'anno scorso ed è da solo, ma non demorde il rivale, continua ora in questa fase. Mensi in questa fase di salita, guardate, proibitiva, questa fase che porta a Bertone, che è punto di riferimento della Conca d'Oro. Cerca Medved di rinvenire su Mensi, ma Mensi veramente ha una falcata. Belle immagini comunque che arrivano dall'alta Valle Sabbia, da questa Conca d'Oro. Ebbene, continua Daniele Mensi, ha staccato il rivale ed ora è da solo e scollina la salita del Bertone. Vedete anche voi, lunghezza 1.300 e poi via via la discesa, e qui è ancora da solo. Alle spalle Medved è stato vittima di un guasto meccanico, ma lui, Daniele Mensi, sta volando verso il traguardo di Jodolo per questa 17esima edizione della Conca d'Oro Bike. Organizza il gruppo sportivo odolese MTB Conca d'Oro e lui ormai è al traguardo. Si ripete un anno dopo, Daniele Mensi. Veramente la sua è stata una valcata vincente, una falcata da grande campione. È lui che alza le mani, meritatamente è il vincitore di questa Conca d'Oro, è il vincitore di questa manifestazione. Mensi arriva, c'è Cristian Cominelli in seconda posizione, il camuno Cristian Cominelli arriva in seconda posizione, selezione netta. E poi viene segnalato in terza posizione Alexei Medved, eccolo qua che arriva, terza posizione, primo, secondo, terzo gradino del podio, quarto Yuri Ragnoli, eccolo qui, altro bresciano Ragnoli, quarta posizione per lui. E poi viene segnalato Lombardi, eccolo, arriva Omar Lombardi. E poi via via arriveranno tutti i protagonisti, mentre lui, Bettelli, non molla mai, è un tenace, è un grintoso e si piazza in sesta posizione. Sentiamo i protagonisti ora. Mensi, dopo il 2014 ti aggiudichi anche la 17esima edizione della Conca d'Oro Bike a Odolo, sei andato veramente forte oggi. Sì, sono contentissimo di questa vittoria, perché quest'anno mi mancava. Dopo un ritiro con la nazionale mi sono fatto male, sono dovuto stare lontano quasi un mese dalle corse, e quindi oggi vincere qua e riconfermarmi per me è stato qualcosa di importante. A una settimana dall'Europeo poi vuol dire che comunque la condizione è sempre migliore, e quindi che dire, sono veramente contento. Hai sferrato il tuo attacco sulla salita finale del Bertone? Sì, sapevo che di avere una marcia in più in salita e cercavo di giocarmela lì. Sapevo che il Bertone l'ultima salita era veramente impegnativa, e quindi ho provato a giocare tutte le carte lì. La Conca d'Oro è la tua gara? Sì, la mia gara, diciamo che sono bresciano e quindi di conseguenza questi qua erano i miei sentieri di allenamento, e quindi con le mie doti da scalatore qua è tutta salita e fa la mia corsa. La tua dedica?
Beh, sicuramente alla mia fidanzata, che in questo periodo che ho avuto qualche difficoltà mi è stata veramente vicino, e poi a tutti quelli che mi seguono dal team, che quest'anno sono un nuovo team del Sudalscapin, va a loro anche questa prima vittoria. Cristian Cominelli, secondo classificato alla 17ª edizione della Conca d'Oro Bike, non c'è stato niente da fare, Mensi davanti è andato veramente forte. Sì, io sono in una buona condizione, anzi direi ottima, ho vinto venerdì il cross country nazionale a Tremosine, però quest'anno sto puntando tutto appunto sul cross country, quindi le salite un po' lunghe come oggi, un po' le pago, e quindi infatti sulla prima salita ho preso il mio ritmo, loro avevano un ritmo leggermente più alto e sono andato col mio passo. Sul finale infatti sono riuscito a riprendere Medve, però Daniele aveva un'ottima gamba oggi. E insomma, su questa gara va sempre forte, anche l'anno scorso aveva vinto, io sono riuscito a migliorare da terzo l'anno scorso, quest'anno secondo, sono molto molto contento e insomma adesso continuiamo così. Un giudizio sul percorso di questa manifestazione e un plauso penso sia d'obbligo agli organizzatori del GS Odolese MTB Conca d'Oro. Sì, il percorso ormai è ben rodato da molti anni e quindi lo conosciamo molto bene, è molto divertente anche le discese, ovvio che con la pioggia degli ultimi giorni si era un po' rovinato, però per noi insomma è anche un divertimento scendere in queste condizioni in discesa, quindi ovviamente si rischia qualcosina in più, però era comunque in buone condizioni, non c'era niente di troppo pericoloso, e sì sì, sicuramente un plauso, perché anche oggi è stata una bellissima manifestazione e tutti gli anni insomma torno molto volentieri qui a Odolo. Con noi Marco Busi, che con il numero, come possiamo vedere, 639 è arrivato trentesimo o comunque nelle prime posizioni a questa 17ª edizione della Gran Fondo Conca d'Oro Bike. Insomma, con un numero così alto sei arrivato tra i primi. Sì, sono molto contento e non c'è bisogno di partire sempre davanti tutte le domeniche. Nel Gran Fondo c'è tanti chilometri per recuperare, quindi se uno è allenato può far sempre bene.